Ciao a tutti da Crema, capitale del Granducato del Tortello, da Stefano Mauri. Se non mi conoscete, io scribacchio, scribacchio di cose cremasche, non solo. Mi trovate sul blog ai seguenti indirizzi: sussurrandom.it oppure frontedelblog.it. Quindi sussurrandom e fronte del blog. E scrivo un po' di tutto, sono anche sommelier, ho anche la passione per la lettura, per i libri gialli, per il vino, essendo sommelier chiaramente. E così giro, adesso non si può girare, siamo tutti in quarantena, quindi vi darò, prima vi leggerò una mia poesia, perché scrivo anche poesie, poi vi do due consigli letterari per ingannare il tempo. Grazie per l'ospitalità e grazie alla regista, che è tanta roba, Giampaolo Saccomanno, per avermi dato questa opportunità di parlare con voi. La poesia si intitola Attese d'amore. Lo aspettiamo in silenzio, lo cerchiamo agitati, nei posti impensati, in mille facce, in pub isolati. Lo aspettiamo ballando nei locali alla moda, nelle vecchie balere, tra un tango argentino e un ballo latino. Lo cerchiamo disperati, lo invochiamo superiori, lo invochiamo respinti. L'amore romantico arriva all'improvviso, più forte della passione, e il fanciullo travolge regole e ragioni. Quindi bisogna saper aspettare. L'amore va aspettato, e chi ce l'ha se lo coccoli, se lo culli, se lo nutra. E aspettiamo anche in casa, non usciamo e facciamo passare questo periodo terribile. Due consigli per la lettura. Vernice fresca, libro indipendente scritto nel 2013 da Antonio Grassi. Antonio Grassi è giornalista, blogger, scrittore e anche sindaco di Casale Vidolasco, un paese qua in provincia di Cremona. Perché vi consiglio Vernice Fresca? Vi leggo l'incipit, poi magari facciamo anche due paroline. Una cittadina della provincia lombarda, un laboratorio di ingegneria genetica, un virus che può distruggere il mondo, la minaccia del bioterrorismo e i servizi segreti. E la verità è una sola: un attacco biologico è devastante quanto quello nucleare. Migliaia di scienziati sono in grado di realizzare armi batteriologiche da vendere a terroristi, dittatori, mercenari. Il mondo è in pericolo. E il diavolo è il vicino della porta accanto. Sgombriamo subito il campo da equivoci. Vernice fresca non c'entra nulla con il Covid-19, con il maledetto virus letale, invisibile, che tanto ci sta facendo soffrire e penare. È semplicemente un libro che parla anche di virus ed è ambientato in provincia e può aprirci scenari, può farci riflettere, perdono. Vernice fresca di Antonio Grassi. Il secondo libro, sempre di un'autrice cremasca, Stefania Diedero, lei è un'esperta di finanza e ha scritto Carmel, questo bellissimo libro che è ambientato in una Crema del futuro, pensate, nel 2040 ed è fuori dall'euro, alle prese con una grossa crisi economica. Crema e l'Italia ne stanno uscendo da questa crisi. Questa crisi la vive in prima persona Carmel con dei flashback molto particolari, andando un po' qua e là. E per andare avanti ci si riscopre agricoltori, appunto in questa Italia del 2040. Ci si riscopre ai negozi di vicinato. Si riscopre l'attenzione alle piccole cose. Anche Carmel, nella fattispecie col coronavirus, nulla ci azzecca. Parla di economia, parla anche di una storia d'amore e parla anche del cambiamento. Perché secondo Carmen e secondo quindi l'autrice Stefania Diedero, chi interpreta al meglio il cambiamento può cavalcare il cambiamento, questo cambiamento da vincente. Quindi ci si salva solo se cambiamo da protagonisti e inevitabilmente, purtroppo, dopo questa peste, dopo questo virus, ci sarà da cambiare parecchio, perché così non si può più andare avanti.